Lunedì 30 settembre è terminato il treno internazionale Villa Upicina Fiume, inaugurato il 24 aprile. Sabato 28 settembre ho deciso di provare questo collegamento e queste sono le mie impressioni. La partenza da Capolinea Italiano è alle 7.50 e l'arrivo è previsto a Fiume alle 9.54, con le seguenti fermate intermedie: Sejana, Divaccia, Pivka, Ilirska Bistrica, Champagne, non lo so, Opatia e vabbè, Rijeka. Il treno di ritorno, che effettua le medesime fermate, parte dalla Croazia alle 18.25 e arriva in Italia alle 20.40. Ho raggiunto la stazione di Villa Upicina in auto perché né col bus né con il treno sarei mai stato in grado di pigliare il treno. La stazione di Villa Upicina non dà di certo l'impressione di essere una importante. Per carità, non era degradata, ma sembrava una normalissima stazione di un normalissimo treno regionale e non di collegamenti internazionali importanti. Il treno delle Ferrovie Slovene è un elegante, accogliente e comodo Stadler SZ510 con le scritte interne dei display solamente in inglese. Non ho capito perché. Ci sarebbe il wifi, ma non sono mai riuscito a completare il collegamento e non ho capito se il problema era sul treno o io. Considerate comunque che la connessione dati col 4G, 5G in diversi punti è molto lenta o addirittura nulla. Molto apprezzata la possibilità di portare le bici, il treno insomma è attrezzato bene, molto meglio di quasi tutti i treni regionali più o meno vecchi di Trenitalia, dove devi scavalcare cose. Vabbè, ci stanno migliorando, dai. Il biglietto si può fare solamente nelle stazioni abilitate, tutte fuori dall'Italia, e non online sull'app delle Ferrovie Slovene. Salendo però a Villa Upicina si può comprare direttamente dal capotreno senza maggiorazione. Il biglietto per la tratta completa costa 8 euro e si può pagare solo in contanti. O almeno, questo è quello che c'è scritto sul sito. A bordo mi pareva che la signora avesse il POS, ma non ho provato a chiedere. Il viaggio è partito in perfetto orario e a parte un più 4 a Pivka, abbiamo viaggiato sostanzialmente in orario. Siamo arrivati a Fiume solamente con un minutino di ritardo. Direi assolutamente inconcepibile, troppo. Arrivati a Fiume si viene accolti da una stazione abbastanza normale, senza troppe cose. Niente di eccezionale, a parte una bella locomotiva subito fuori dall'uscita secondaria, o almeno credo sia secondaria, perché anziché uscire dove sono andati tutti per ritrovarsi nel piazzale della stazione, abbiamo percorso tutto il binario fino a trovare questa uscita, quasi per caso. Per raggiungere l'inizio del corso, la via principale del centro cittadino, si devono percorrere ancora 750 metri. Da notare però che dalla tristissima autostazione la distanza si accorcia a circa 130 metri. Del ritorno non vi posso dire niente perché l'ho fatto con Flixbus, perché non avevo voglia di arrivare a Villa Upicina alle 8.40. Ma quindi, è una valida alternativa all'auto o all'autobus? Dipende. I tempi di percorrenza sono certamente un punto a sfavore. Considerate che da casa mia a Fiume ci vogliono 2 ore e 20 minuti secondo Google Maps, ovvero 10 minuti in meno del treno, però da Villa Upicina. È ovvio che il motivo è da ricercare in una rete ferroviaria non adeguata ad alte velocità, poi considerate anche che il tratto Pivka-Fiume è a binario singoli, quindi insomma ci arrivate da soli, qual è il problema? Poi non conosco a fondo la rete ferroviaria slovena e croata, però insomma la velocità massima era stata forse di 50 all'ora. Giusto per mettere il dito nella piaga, da Fiume a Zagabria con un autobus ci vogliono da 2 ore a 2 ore e mezza a seconda delle fermate. Con il treno diretto 4 ore e 46 minuti con 46 fermate intermedie lungo un tortuoso percorso. Considerando il periodo in cui state attivo e il fatto che c'era solamente una corsa andata e ritorno, è ovvio che l'obiettivo era solamente sperimentare un collegamento con la Croazia ad uso più che altro turistico. Di conseguenza si può dire che per un turista farsi questo viaggio in un weekend libero ha certamente senso. Insomma, vedete qualche paesaggio carino, è un viaggio comunque nuovo, diverso, ci sta. Secondo me però il punto più a sfavore di questo treno è il capolinea italiano. Far partire il treno da Villa Upicina anziché da Trieste Centrale riduce notevolmente il bacino d'utenza. È vero che sono stati creati degli appositi collegamenti di bus con la linea 4, però se per la stazione centrale vi sono decisamente più linee, per Villa Upicina c'è solamente quell'autobus. E insomma, o siete lungo il percorso dovete comunque fare un cambio, magari passando proprio per la stazione centrale. Poi raggiungere Upicina in bicicletta non è propriamente immediato, ci sono 340 metri di dislivello e non tutti sono in grado o hanno voglia di farli.
considerando anche l'orario di partenza, uno o soggiorna a Opicina nei dintorni, dove ovviamente le strutture ricettive sono di meno, o se no deve partire da Trieste tanto presto per poter scalare via commerciale o qualche altra via meno ripida e arrivare già stanchi in treno. Buono. Partendo da Trieste però bisogna allungare il giro fino a Bivio del Risina, perché non ci sono altri collegamenti da quella stazione. Il sogno sarebbe partire magari da Campo Marzio, fare questa linea qua di cui in questo momento che sto registrando non mi ricordo il nome, e poi raggiungere Opicina e andare per il giro normale. Ma onestamente non vi so dire in che stati è quella linea, se attiva, poi Campo Marzio è chiusa da un bel po'. È stato un successo? Boh! Cercando su Google ci sono letteralmente due articoli dove uno dice bene e l'altro dice male. Quando sono andato io c'erano numerosissimi posti liberi, io non so valutare, ho visto solamente un giorno, non vi so dire tutti gli altri. Lo userei di nuovo? No. Se dovessi mai tornare a Fiume, opterei decisamente per un Flixbus dalla stazione di Trieste Centrale. Una cosa però è certa, dobbiamo apprezzare l'impegno delle istituzioni nel creare questo nuovo collegamento sperimentale. L'auspicio, ovviamente, è quello che prima o poi tutte le linee in Slovenia e in Croazia si adeguino a degli standard di velocità più elevati. Next stop, Opatija, Maja.